rovinato, è un paese rovinato. Questi toni non sono adeguati a quest'Aula. Presidente, allora lei non mi interrompa e io tengo i toni bassi. Io non la interrompo se lei parla in maniera corretta. Io le sto dicendo quella che è la realtà di un paese, e se la realtà di un paese è lo specchio di quella che è stata una gestione di una classe dirigente, allora o vi riconoscete come classe dirigente oppure mi dovete spiegare che cosa avete fatto qua dentro per 30 anni. E dopo 30 anni questo paese sta alla rovina. Ve ne rendete conto? Qua fuori la gente ci dice che non ha pane e noi stiamo facendo le riforme costituzionali per fare che cosa? Per farvi eleggere i presidenti di regione condannati da nord a sud e dargli l'immunità. Due cose avevamo chiesto al governo: per quale motivo vi sentite migliori del popolo che rappresentate per scegliere chi siano i nostri rappresentanti? Una sola domanda, ma ce la volete dare una risposta? Io l'ho chiesto ai relatori, non c'è stata. Il ministro sa dire due parole, conforme al relatore, non ha dato una risposta a quest'Aula. Il presidente Grazie. Del Consiglio, che ci ha costretto a discutere questa riforma, non è mai venuto e ci ha tenuto qua dentro dalle 9 alle 24. Abbiamo preso atto del suo dissenso. Dissenso? No presidente, questo è il dissenso di una sola persona. Io spero che per le strade scenga un intero paese a dire quanto non ci rappresentate più, nessuno. E ora lo voti. Dichiaro aperta la votazione. Dichiarazione di voto, c'è stata. Dichiaro parere contrario relatore e governo. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva.